Per l'ennesima volta, ragazzi, ci è stato proposto di compilare un questionario per rendere migliore il gioco e quindi, se voleste, lo potreste venire a fare con me in live alle 18 sul sito Viola. Quindi mi raccomando, vi aspetto, se no, se lo fate da soli, mi raccomando, fatelo cercando di essere il più ragionevoli possibile. Ma adesso andiamo a vedere tutte le novità e andiamo a parlare del nuovo C16 Zenkai. E salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Le novità sono abbastanza, ma la cosa per me più interessante è proprio l'arrivo di C16 Zenkai, che volevo da tantissimo tempo e quindi ne andremo a parlare assolutamente nella sua analisi. Ma prima dobbiamo vedere un po' quali sono le news in game. Come prima cosa vediamo appunto la nuova campagna Beat the Heat, sconfiggi il calore, insomma, proprio perché l'estate fa caldo, si muore di caldo, quest'estate si muore particolarmente di caldo, ma nel gruppo sub un ragazzo in particolare mi ha fatto pensare. Io avevo letto quel hit con un certo cercando di ricordarmi qualcosa, non mi ha fatto ricordare, ma c'entrerà qualcosa magari con Jiren o con Goku Ultra Istinto? Mo non vogliamo cercare di avere sempre delle teorie complottiste dietro qualsiasi cosa che viene scritta nel gioco, però insomma, quel calore appunto potrebbe portarci qualche indizio magari per agosto. Però niente di incredibile, avremo appunto la possibilità di fare delle multi gratuite dal 10 di agosto, dove i personaggi praticamente e le SP che sono presenti, che saranno presenti, sono proprio questi. Interessanti, ma niente di incredibile se non appunto per i due Super Saiyan 4 secondo me al momento. Dopodiché avremo la possibilità tramite ticket, che siano extreme o normali, di andare a pullare. Niente di incredibile, insomma. Niente di incredibile. Vedete, Beat the Heat, Nappa Extreme. Vabbè, insomma, vediamo qua quali sono. La campagna per poter allenare più facilmente i personaggi, eccetera, sfruttatela per i nuovi, appunto, personaggi che trovate. Il questionario, prenderemo 500 Chrono Crystal. Ragazzi, mi raccomando, va fatto con intelligenza. Cioè, fatto bene, per favore, non dite cose inutili, tipo mancano Chrono Crystal, è più bello, è più brutto. Che cosa ho letto qua sotto? Che cosa ho letto? Chi è che ho letto il nome che mi ha fatto dire? Toshi! Toshi! Vabbè, insomma, comunque, andiamo a vedere invece l'evento di Tarles, molto semplice, nella sezione degli eventi. Avremo la possibilità di prendere come reward, mi pare, 200 Zeta Power di Tarles, quello viola, non è quello nuovo, e anche di Tarles Extreme, ma vabbè, niente di incredibile. I due equipment invece vanno farmati, soprattutto il secondo per il nuovo Tarles, che è molto buono, a mio avviso. E poi, ragazzi, la nuova stagione PvP va benissimo, ma le due batch. Quindi andiamo a vedere un attimo per quanto riguarda le mission, quindi le reward per l'evento nuovo di Tarles. Come vedete a fianco c'è scritto potremo prendere un massimo di 1000 Chrono Crystal e 200 Zeta Power della, mi pare sia quella SP in realtà, quella SP viola, e in più appunto, come vedete qua, anche quella Extreme, sì, appunto, c'è cioè quella gialla e quella viola, quindi Extreme e SP. Una piccola parentesi, alcuni chiedono come si fanno a completare le missioni con le Chrono Crystal. Niente di più semplice, ragazzi, non dovete completare quello, dovete completare quello che è sotto. Se voi completate gli eventi che sono sotto, automaticamente quelle sopra andranno ad aumentare di conteggio. Dovete fare praticamente 20 missioni che stanno qui. Una volta erano scritte sotto le missioni delle Chrono Crystal, adesso stanno messe sopra e vabbè, insomma. E poi, diciamo, non abbiamo praticamente nient'altro se non questo. Per il momento molto carine come cose, arriveranno anche cose carucce, quindi con questo login bonus, con questo evento in particolare. Ma adesso la parte più bella, andiamo a vedere C16. Prima ancora di C16, Legends Movie Saga. Ragazzi, ovviamente eviterei di pullarci come la morte, ma non perché non ci siano personaggi buoni, perché in realtà il ritorno di Broly, Gohan, Bojack, Vegeta, vabbè, insomma, io ho fatto una singola, farò le singole probabilmente. Ci ho trovato Cooler, mi serve perché lo devo portare a 7 stelle per lo Zenkai, finché non arriva novembre, per fargli il primo Zenkai, il primo pannello in maniera totalmente gratuita, e poi a novembre vedere eventualmente se spenderci le 6000 Chrono Crystal per portarlo su, o 5000, perché a quel punto io ho già sbloccato il primo pannello. Ma adesso la parte che mi piace di più, la parte che mi piace di più, andiamo a vedere C16 e lo vediamo direttamente a statistiche massime. Eccolo qua, C16 lo possiedo a 12 stelle, quindi a
5 stelle rosse, ma lo prendiamo completamente tutto al massimo. Molti di voi ce l'hanno a 14 stelle, chi non ce l'ha comunque cambiano un pochino le statistiche, ma niente di incredibile. 2.800.000, ricordiamo lui sia essere un defense type, 2.800.000 di HP base, ragazzi, base, quindi senza nessun altro tipo di boost. 270.000 strike attack, 205.000 blast attack, questo divario rimane molto grande tra strike attack e blast attack. 186.000 circa strike defense, 191.000 circa di blast defense, quindi le sue difese sono incredibilmente grandi. Si porta due strike, l'unico tag è il tag android. Strike e blast sono normali. Carta blu, massive damage, quindi molto molto grande. L'attacco è fatto a rincorsa, più 30% di danno da autodistruzione per 30 secondi una volta che colpiamo l'avversario. E adesso si è preso l'armatura sulle blast. Beh, caspita, ci voleva, secondo me è una cosa molto molto importante, molto interessante. E questa cosa non fa che dargli un aiuto in più, ovviamente. Dopo la carta blu abbiamo la carta verde, recupera il proprio ki di 30, tantissima roba in combo anche con la main ability che vediamo a breve. Recupera il ki di 30, più 20% di danno inflitto per 20 secondi e più 15% di danno da autodistruzione, non può essere cancellato, ragazzi, e non c'è scritto che non può essere sommato. Quindi potentissimo, ragazzi, con la carta verde costo 6, oltretutto se lo facciamo maxato, in teoria è un costo 9. Mostruoso, ragazzi, mostruoso, carta verde davvero davvero forte per quello che poi sarà. E la andiamo a vedere con la main ability prima. Pesca l'Awakened Card, quindi non è un ultimate, è una carta di quella rosa. La ovviamente l'esplosione, sia l'autodistruzione. Recupera il ki di 70, a memoria non c'è nessun personaggio che recuperi così tanto ki con una main ability a memoria. Poi magari c'è, non me lo ricordo. Più 30% di danno inflitto, 30% di danno inflitto per 15 secondi. Andiamo a vedere quindi l'Awakened. Major self-destruct damage, pensavo fosse un massive, ma a questo punto va benissimo, ovviamente un major per i danni che farà. Il costo è sempre 20, maxato 19 ovviamente. Non dipende il danno da quanti HP possiede, cioè non dipende, se ne ha pochi distrugge praticamente come se ne avesse tanti. Quindi assolutamente, i seguenti effetti si hanno quando colpiamo con l'autodistruzione. Più 50% di recupero ki per 20 secondi a un personaggio chiamato Gohan. È difficile giocare un Gohan in questo, diciamo, con C16 arrivati a questo punto del gioco, in questo meta. Infligge poi gli avversari con un downgrade del meno 80% di HP per 30 secondi, tantissimi sono 30 secondi, e inoltre ha l'armatura delle blast. Bomba anche questo, ragazzi, cioè veder perdere un'autodistruzione del genere perché l'avversario ci fa una blast è un vero peccato. Questa cosa insieme alla special move, ragazzi, cambiano totalmente la faccia di questo androide, che io definisco supremo al momento. Confermo quello che avevo detto come titolo della mia live, per il momento lo considero veramente un androide supremo, mancava tantissimo tutto ciò. Z-Ability rimane la stessa, Zenkai Ability, ragazzi, la Zenkai Ability ovviamente è per un androide di tipo verde, non possiamo fare diversamente, questo era al momento, niente di che. Prima Unique, riduce il danno ricevuto del 50% in cover change, è rimasto esattamente uguale a prima, e recupera il 50% del danno preso durante questa combo e torna dopo 2 secondi, quindi il suo tempo di rientro aumenta di 2 secondi, prima era di 3. Molto molto buono. Inoltre i seguenti effetti si hanno dopo che l'attacco del nemico è finito, quindi un po' come Boo. 20% di danno inflitto dagli alleati, in questo caso, quindi se volessimo switchare, per 20 secondi, e 20% di danno inflitto per 20 secondi, quindi il danno ce l'ha sia lui del 20% sia un 20% degli alleati. Ipotizziamo che in questi 20 secondi noi possiamo andare a prendere la main ability carta verde e ultimate, praticamente abbiamo shottato un viola tranquillamente. Mostruoso. Robot body, seconda unique, quella più scarsa, ce l'aveva anche prima, annulla le condizioni anormali, qua finiva, gli hanno aggiunto, applica l'effetto, diciamo, di annullare i debuff fino a due volte a se stesso quando comincia la battaglia. Va bene, ci sta tranquillamente, buono, è un aiuto in più sicuramente. Prima unique ability che si sblocca con il terzo pannello dello Zenkai, quindi in teoria è la terza unique ability, applica i seguenti effetti agli alleati quando C16 viene sconfitto, quindi quando muore. Recupera la salute del 15%, non male per niente. Più 20% di danno inflitto, assolutamente una bomba. Più 15% di danno inflitto da Android o Gohan. Una bomba assoluta, ragazzi, una bomba assoluta.
35%, mica male. Ultima unique ability, secondo me la più importante, dal sesto pannello, quindi si sblocca se abbiamo preso il sesto pannello di questo Zenkai, quindi 6000 Chrono Crystal su per giù. Applica i seguenti effetti a se stesso in base al numero degli alleati quando entra nel campo di battaglia. Se ci sono tutti e tre, abbiamo più 40% di strike damage inflitto. Buono, potenzia il suo strike e va benissimo. Se rimangono due, quindi lui ovviamente e altri e un altro, abbiamo più 40% di danno inflitto. Quindi adesso non è più strike ma è anche il blast. Ovviamente, se rimane da solo, si becca un 50% di danno inflitto e riduce il danno ricevuto del 20%. Un ulteriore danno ricevuto del 20%, però attenzione perché se rimane da solo il cover change non c'è più, quindi la prima unique, ragazzi, la perde completamente, quella che riguarda il taglio dei danni. E mi sembra abbastanza ovvio, non ci sono personaggi da salvare, non c'è cover, però ha un 20% di riduzione danno più le sue difese che sono molto molto alte. Quindi androide bestiale secondo me, questo Zenkai vale la pena di farlo. Io lo farei innanzitutto fino a 3, pannello 3, però attenzione ragazzi, il team android deve essere, lo dovete avere molto molto buono, deve essere stellato. E ragazzi, dobbiamo aspettare l'LF, la step up di agosto, prima di pullare su C16 secondo me, perché lui vale la pena, io lo vorrei fare almeno al pannello 3, però c'è un piccolo problema, che ok le Chrono Crystal sono 3000, non sono più 12000, però c'è bisogno di vedere cosa uscirà ad agosto, perché se non c'è niente a livello di androidi, questo team ve lo potete giocare tranquillamente contro Blue Gito, lui in cover eccetera eccetera, però... il team Android non è ancora così forte da contrastare altri team come Future, Fusion, Godki eccetera. E dovete stare anche attenti perché la gente comincerà ad utilizzare il fake, diciamo vi comincerà a baitare i cover per evitare appunto che possiate entrare con C16. A riguardo ragazzi ne faremo un video sopra, vedremo insieme come fare un bait per evitare appunto il cover da parte dell'avversario, può risultare utilissimo anche contro Bojack nel caso in cui giocassimo contro dei movie, quindi va benissimo così. Quindi ragazzi, mi sento di dire veramente che valga la pena, vale veramente la pena fare questo personaggio Zenkai secondo me, ma dobbiamo attendere qualche settimana, quindi al momento non conviene farlo solo per un discorso di non sapere quello che uscirà. Siccome questa batch di C16 scadrà il 10 di settembre, aspettate, non ci spendete sopra niente, non lo fate neanche pannello 1, tanto non avete bisogno della sua Zenkai Ability, la date a Selverde, non penso abbia molto senso, e quindi per il resto approvatissimo questo Zenkai, davvero approvatissimo per quanto costa farlo, è una bestia di personaggio, ma secondo me il sesto pannello è fondamentale, quella percentuale di danno in più, che sia un 40% di strike o un 40% di danno generico, è fondamentale a questo personaggio per fare anche danni in più quando andiamo in cover, se rimaniamo come secondo personaggio e andiamo ad attaccare, serve. Quindi ragazzi, io lo farei per il sesto pannello, lo punterei come obiettivo, ma prima vediamo se escono altri personaggi android per farci il team sopra. Ragazzi, spero di essere stato chiaro, spero di avervi tolto qualche dubbio, ci vediamo in live sul sito Viola alle 18, fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto nei commenti di questo personaggio e ci vediamo dopo, ciao ragazzi!